Salve a tutti ragazzi, bentornati su questo canale, io sono Gian ed eccoci a un nuovo Giovedì. Anche oggi è 15 luglio, cioè in realtà no, però nell'anime sì. Mi avete detto molto cortesemente di non leggere i capitoli relativi a questa sezione del manga perché nel manga sono orientati, sono ordinati in modo diverso e di conseguenza non ho ancora letto nulla. Non vedo l'ora di finire questa rec, perché così poi posso leggerlo. In realtà dovrò comunque aspettare un pochino perché sono fin qui con gli impegni. Vabbè, parliamo ancora un attimo di quello che è successo finora. Mi avete detto tra l'altro che il traliccio si vedeva persino nella scena iniziale di parte 4, in cui comunque passando la radio ha interferenza. Quando Araki, do not forgot! Il traliccio è uno stand molto particolare. Il portatore è orribile, ma veramente brutto, brutto, forte. Ma il traliccio è originalissimo. Non ha praticamente alcuna interazione, ma è estremamente originale. Mi è piaciuta molto come idea. Mentre Enigma, stilisticamente, è il più bello stand visto finora. Completamente. Anche se, vi aggiorno, attualmente il mio stand preferito è Heaven's Doors, sia per le capacità di Rohan, sia per il suo potere e anche per il suo design. Ultima cosa che abbiamo visto, anche se come già detto non in questo ordine, l'architetto, non ingegnere, stavo per fare un enorme gaffe molto famosa tra l'altro, l'architetto Kimono, no, Kinono, no. Cerco di ricordare il nome, ma non mi viene in mente. Kienmon? No, quello è One Piece. Kinotto? No? Come c***o si chiama? Kinoto! Ok, c'ero andato vicino con l'ultima. Però non sappiamo ancora nulla di lui, se non il fatto che comunque compare anche nella intro e non gli piace di si vedere le schiene, quindi si muove È un portatore di stand, cioè ci vuole poco a capirlo. Prima di andare avanti con il video, vi ringrazio tantissimo, ragazzi. Grazie tante per gli iscritti, i commenti, i complimenti. Abbiamo superato i 500 iscritti. Finalmente abbiamo potuto fare anche la revisione del canale. Ora non ci resta che aspettare le direttive di YouTube, diciamo. E poi, Road to 1000. Oh! Subito da qui! Come pezzo di carta? Ok, un foglio bianco? Funziona solo con lui? Quel trucchetto che ha fatto? Ma che c***o! Ma che c***o! Ore 12:42. Oh! Siamo da Rohan! Oddio, stavo detto che anche mi sopravviva subito danni. Oh no, ora gli vede la schiena? Non ha nulla. Cosa cavolo? Scusate. Cioè, come se qualcuno piangesse sopra l'immagine. Sicuro che avrei visto la mia schiena per me finita. Oh mio Dio. Ok. Ma che cavolo! Ho pensato che fosse Heaven's Door, visto che si stava aprendo. Mi sa di no, perché non ho mai visto il sangue uscire così da Heaven's Door. Non ho trovato quando l'ho letto con Heaven's Door. Se non c'era scritto nulla, era perché quando è arrivato qui questo archetto era già stato attaccato. Non è suo! Che cavolo era?
Ho già fatto questa battuta. Ma no, 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 breakdown un cap! Allora, ho voluto rivederlo. Perché, a parte il fatto che le ditina mi ricordano molto Atum. Erano Atum? No, era Osiris che aveva le dita che sembravano così ventose. Sembra una rana pescatrice, perché ha queste guance che sembrano una rana, ma i denti sembrano quelli invece della rana pescatrice, il pesce. 15 luglio. Parte 3. Sono persone scomparse dopo la spedizione di Kira. Oh, ok. Quelle che potrebbero essere lui, secondo loro. E loro potrebbero esserci anche delle vite. Ah, no! Sono le persone che potrebbero essere scomparse. Però lui cerca solo donne alla fin fine. Cosa importante è che non lasciasse sfuggire nessun suo movimento. Per quanto non possa starsi nascosto, anche trattenendo il fiato ogni sua minima mossa finirà comunque per lasciare una traccia. Ok, no, mi sembrava Shinobu, mi pare si chiami. Che tantissimo. Oh, oh. Non lo può vedere? Cioè sì, lo vede. Lo vede lui, perché non lo vede Mesdor? Senza schiena, perché ho visto la schiena. Wow. Brucia le foto? Sembra che stia affogando. Oh, le foto delle persone! Che tra quelle ci sia qualche indizio su Yoshikaki Kira? È uno stand creato comunque da Yoshiro. Oh! Quindi lo può prendere. Ma, scusa, funziona anche con gli stand? Allora, intanto si chiama Chip Trick. Ed è nato quando ha guardato la schiena di Kinoto? Lo stand nato quando la schiena è stata colpita da una freccia. Ok. Guarda, il mio portatore sei tu, Ishiberone. Ma no! In pratica significa che attaccando me attacchi te stesso. Io sono stand dotato di coscienza propria. Oh! Quindi non è il portatore che parla. Perché tecnicamente ora è lui. Riusciva solo a sentire i miei sussurri e avvertiva istintivamente il bisogno di non farsi guardare la schiena. E quindi ha due stand adesso. È obbligato a rimanere collegato. Ma cosa sta facendo? Se qualcun altro gli vede la schiena, si trasferirà su di lui? Sì, ma lo spaccherà. Ok, Super Mario. Si è schiantato contro per istinto. Sì, sì, giusto, giusto, giusto. Torniamo a questo. Meno male che anche Crazy Diamond è molto veloce. Oh, è lui? Proprio come ho sentito i progetti di contesto servono a poco. Sono proprio stand da niente, come quello del vecchio nella foto. No, non proprio. Però è strano, comunque, vola grazie alla foto. Ma ha mascherato la paura con la rabbia. Ottima mossa. Dovrò mostrarmi di persona. Oh, che figo! Che figata! È troppo pericoloso Josuke. È vero, il potere del mio stand all'apparenza non sembra granché. Ma se dovessi spiegarti in cosa consiste, non funzionerebbe più. Ok, posso trasformarmi in carta. Oh, quindi se li strappa li spezza. Non aveva qualcosa, apparteneva a Koichi. Aveva Koichi. Ovviamente è ancora vivo, perché il potere del mio stand non è granché. Ma è molto preoccupante come potere. Non è abbastanza forte da uccidere qualcuno, ma se il foglio viene strappato il discorso cambia. Certo! È bassissimo! Oddio! No, 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 no! Ecco la trappola. Forse non andrei mai appresso a quel foglio.
Enigma non aspettava questo momento. Oddio, che fico! Aspettava il momento in cui ti saresti morso il labbro. Dimmi che è abbastanza forte. Oddio, forse no. Ma cos'è questo? Gli sta bloccando così, tra l'altro. Ah, ok, l'ha colpito e si sta affondando. Hai mostrato la tua reazione alla paura. Puoi esistere quanto vuoi, ma una volta che lo dimostri non hai nessuna speranza. Dati atto, via. Meno male che non l'ha aiutato. Che cazzo di merda che sei. Se l'avessi fatto quel tizio, probabilmente si sarebbe sbarazzato di me per primo. Dato che riesco a riconoscere e seguire gli odori. Però penso che non lo abbia notato per ora. Al mondo non esiste nessun potere in grado di fermare Enigma. Perché comunque è una reazione della paura. Ah! La sta ricostruendo! Usando il potere per tirarsi fuori. Fuori certo non era quello in cui ha trappolato Koichi. Era solo un'esca con scritto sopra Hirose Koichi. Ok. È solo grazie al fatto che tieni Koichi in ostaggio che ti sei sentito abbastanza al sicuro da poterti mostrare apertamente. Oh, sapevo che quel foglio era una trappola. Se ho comunque cercato di salvare quel foglio di carta, è stato perché comunque c'è una possibilità che fosse Koichi. Ok, ha preferito non rischiare. Anche se la possibilità fosse di un 1%, non avrei comunque avuto altra scelta. Mi siamo arrivati al limite. Lascia che ti dia un consiglio. Ora che sarò trasformato in carta, sarà meglio che mi strappi e ti sbarazzi di me. Se mai riuscirò a tornare indietro, ti prometto che ti ammazzerò. Che momento figo, ragazzi! Devo dire che Josuke è stata una mossa molto intelligente. Sbarazzarsi di te sarebbe stato molto facile, certo. La reazione di paura consiste nel toccarti il mento con le dita. Io lo faccio quando ragiono. Perché hanno fatto, però non mi ha detto di eliminarti. Perciò pare proprio che te la caverai. Oh wow! Comodo! Chiunque può aprirli e rivelare ciò che contengono. Oh, non è una cosa legata a lui, quindi. Questo è estremamente semplice da fare anche per chi. Una cosa estremamente semplice da fare. Sempre che chi la vuole fare non abbia paura. E tu sei un codardo, Yuya. Due stand. Penso che fossero loro. Quali queste foto legate? E quella! Bruciale. Non ho abbastanza indizi per capirlo. Bruciale queste fatte. Che fastidioso. Devo dire a qualcuno di questa cosa. E a chi? Morio Grand Hotel de Stane. Wow. Morio Grand Hotel ni wa ikasenai. Non ci arriverai a Morio Grand Hotel. Oh! Tu e le tue pose da eroe. Se per i pose, per quanto stupido possa essere, è stata una delle ragazze che ogni giorno mi fanno sorridere a trasformarsi in carta. Ah, in quel caso ti saresti mosso, vero? Lasciare che tu riesca che Kira viviate in questa città sarebbe proprio da sfigati. Questo è un bel... è assolutamente vero. Anche se non è molto forte, il mio Guistar non molla mai la sua preda. È la distanza? Oh! Lo ha fermato! E abbiamo un abitante in meno, amore, ciò! Sento sotto per venire molto forte dall'auto. È dentro un foglio. E il foglio è dentro un altro foglio. Che è dentro l'auto, che è dentro un foglio! Scusate. Era davvero dentro un foglio! Quel bastardo mi sottovaluta. Questa deve essere un'altra trappola. Ma magari ha messo un altro foglio sotto! Un po' troppo. Dove ti bibirassero il signorino?
C'è qualcosa di esplosivo, magari? Quel foglio è la trappola. È un esplosivo? Lo sapevo! Oddio, non proprio un esplosivo, era una fiammata. È uscito. Wow! Che sound design, ragazzi! Complimenti. Però non montarti a testa, magari ce n'è un'altra, te l'ho detto, c'è un foglio dentro il foglio. Sento altri odori, oltre a quelli di Josuke e Koichi, appunto. Bravo. Un odore che si muove. Cosa tutto c'è? Un composto che... un acido? C'erano scorpioni, acido, cos'altro c'è lì? Sento un odore di ferro proviene dall'interno. Un odore di ferro? Se riuscirà a spaventarmi vincerà. Non toccarti il mento, non toccarti il mento! Datti un pugno sul mento piuttosto. Ha messo un cavo elettrico. Era un motore? Non si strucci i documenti, cosa? I Waystar no? Ovviamente non funziona il interruttore, quando mai? Quanto è duro? Non è uno stand, cioè... Ah, non è abbastanza forte lui! Ok, posso capire. Quel maledetto mento! Finalmente si è toccato il mento per lo spavento. Ti ha dato un colpo così. Chi altro c'è? Non c'è nessun altro! Oh, aspetta, era un piano? Non è chiunque istante incarti in un istante. Oh! Sono lieto di ammettere la mia sconfitta. Perché ora che sono stile fuori di carta posso finire la mano e distruggere il documento. Oh, ma certo! E ha aperto. Sorpresa! Sorpresa! A che Koichi? Alla fine anche tu sei un fake. Guarda questo foglio! Strappalo. Freeze! Cioè, qualcosa devo ricordarmi su di te. Cosa? Ho detto ti avrei. Sto sorridendo come un bambino, ragazzi, che bello! Quelli che prendono ostaggi e giocano nei sistemi delle persone sono i peggiori. Io sono solo uno che piace vedere le persone che si spaventano. Guarda che non aiuta questo nel tuo discorso per salvarti, C'è una cosa in cui mi sono reso conto osservandoti. Tieni sempre a chiudere un occhio quando spaventi, vero? Oh, davvero? Quando hai davvero paura, li chiudi tutti e due. Mamma mia! Ma era fatto di carta! È diventato un libro incapace di lottare. Non ho letto il contenuto di questo libro, che però è disponibile alla biblioteca di Morocho. Chiedete quello enigma. Leggendo questo libro a volte sembra di sentire proprio una voce dal suo interno. Dovevo per forza ammettere questa clip, ragazzi. Forse questo attacco significa che ci siamo avvicinando sempre di più a Yoshika e Kira. Dire di sì. Ancora non abbiamo niente di concreto in mano. Che figo! July 15! Chi è? Ore 16:10. Siamo da Ron. Non si vede nulla, telefono in cerca di aiuto.
Koichi! Sta chiamando Koichi, ok. Giotaro, dove vai? Se qui più velocemente cosa hai intenzione di fare, andrò a controllare dentro di queste persone scomparse. Ok, tanto non sta andando nessuno adesso a cercarlo, quindi va bene. Prima o poi farà la sua mossa, è sicuro. Guarda le unghie che c'ha, sta diventando un Oni. 16,52. Gigantesca, ma la pubblicità, vabbè. Cielo blu. Il cielo blu, ragazzi. 16,43. Ok, siamo a dopo. Ok, Koichi è andato da Rohan. Perché lì dall'acqua? Così, oh, ti prego. Avrei bisogno del tuo aiuto. Sto subendo l'attacco di uno stand nemico. C'è sulla schiena, si è impossessato della mia schiena. Ok. Ma non glielo puoi far vedere. È uno stand molto pericoloso. Non so proprio cosa fare. Oddio, molto pericoloso. Per ora non è sembrato molto pericoloso. A parte il fatto che ha ucciso l'architetto. Se non me lo fai vedere. Se facessi vedere ucciderebbe me. Qui è tantissimo in realtà. Cioè, facciamo questo goblin così sopra la schiena. No, Koichi, non è uno scherzo, dai. Stiamo facendo la schiena per me, la fine. Però lei adora farmi scherzi e prendermi in giro. Quando gridi al lupo c'è un cadavere di sabbia. Giusto! Kinoto è morto! È difficile prenderlo sul serio quando fa ste cose. È nudo? Perché è piccolissimo? Gli è stato risucchiato via la forza vitale e finito così. Koichi! Ti prego, Koichi! Ho chiamato te perché sapevo che quelle quelle merde di Josuke e Kuyasu mi avrebbero creduto. Dai, povero Rohan, non lo crede, non gli crede. Quanto è vero, mi chiamo Kishiberon. Nessuno mi ha mai fatto subire una tale umiliazione. Come lo batti sta cosa? Cioè, immagino che... Scusate, mi sono distratto. Immagino che, siccome adesso è lui il suo portatore, quindi ha due stand letteralmente, se subisce danni... li subisce anche Rohan, così come utilizzando Heaven's Door li stava subendo. 17:25. Siamo a sera, parte 4. Ultimamente le unghie che escono troppo velocemente. Tutti e carizzi che i capelli hai fatto. Quindi hai tutto curato. La tua vita durerà ancora un po'. Adesso ti devo lasciare andare. Oddio, tagliale! Ogni volta che esco mio padre, cioè, non fa che pedinarmi in nascosto, oppure si mette a spiarmi. No! Ma come? A quest'ora di sicuro avranno chiamato la polizia. Stai cercando botte? Maniaco, ma ti sei visto, scusami. Sta diventando un demone praticamente, davvero. Dove metti i piedi quando scendi? Aveva un taglio lungo in forma di brillo. Ah, ok, è suo? Ok. Gesù santo, quelli... Ammazza la prima persona che passa. Calmo, calmo. Ah, no, è vero, è un altro personaggio. Dove te ne puoi andare con le foto? L'unica possibilità che ho ormai è il Morio Grand Hotel. Ed è da Jotaro? Non servirà comunque a niente. E se Jotaro lo prende mentre è in The World? Gesù. Come faceva il tizio? Non riuscirei mai a attraversarle. Qualcuno di sicuro ti vedrebbe la schiena. Da qui in poi la strada non farà che allargarsi. Ci sarà ancora più gente. È una metropoli, Morio Cho.
Tino Tommasato è arrivato fino a casa mia. Doveva aver attraversato pure lui questo incrocio. Devo solo riuscire a capire come ha fatto. Vero? Ottima mossa! Niente male! Però non hai considerato. Quando attraversavo gli incroci io non interferivo. Quindi può interferire! No, dai! Che cazzo hai detto? Sei tu quello che è sfuggito un dettaglio. Kinoto non aveva una cosa che io avevo. Heaven's Door! Non posso girarmi. Oddio, Kitty! Ottimo! Ma non dovrei avere problemi, anche se nessuno mi veda la schiena. E lui è obbligato a camminare. Però è sveglio! Parla pure quanto vuoi, l'unica cosa che puoi fare è parlare. Allora non serve più a niente. 17, 20 e 32. Ok. Credevo fosse Arnold, mi pare si chiamasse, il cane di Raimi. Se sono animali dotati qualche... Aspetta, era importante. Il tuo Heaven's Door non funziona mica anche con gli animali. Se sono animali dotati di una qualche intelligenza, quindi posso usarli. Se mai ti vedesse la schiena potresti esprimere benissimo anche su di lui. Ciao, Micio. Non avevo pensato ai gatti. I gatti li odio! Non fanno che fissare! Vabbè! Ma che è? Ma è una colonia! Oh mio Dio, ma... non è possibile, è uno zoo! Ce li ha gli occhi? Non l'avevo notato. Ah, ok, è un po' particolare. Vediamo perché ho detto che se uno ti diverte a uccidere cani gatti. Madonna, Koichi, meno male che l'hai seguito. Che figo. Prima pensavo che volesse solo prendermi in giro. Ma mi sono comunque un po' preoccupato. Sono stato indietro e ho visto che continuava a comportarsi stranamente. Meno male, Koichi, che sei intelligente. Più o meno. È proprio questo che ammiro così tanto in te. Che confessione. È sulla sua schiena, vero? Io devo fare altro che rimuoverlo da lì. Come funziona se lo vede invece lo stand? Omoi! Cadi! Non è che con la forza fisica rimango attaccato. Se tenti di muovermi con la forza fisica, mi sono per strapparti la schiena. Come quello che è successo all'architetto! Sono commosso dal fatto che tu sei venuto qui e te ne sono davvero riconoscente. Ma devo chiederti di fermare Act 3. Tu non puoi vederlo, ma la mia schiena sta cominciando piano piano a strapparsi via. Oddio, ma come fai a dirlo? SHIT! Si è fatto sentire. Se in queste condizioni è per colpa tua. E se tipo sbatti contro il muro? Colpirmi significa strappare via la tua stessa schiena. Continuando a insistere non fai altro che peggiorare. O finirai per svenire per la fatica o per le ferite. Dimmi che stai scrivendo con la schiena, ti prego, sarebbe fantastico. Oddio, oddio! Run! Oh mio Dio, sembra Light quando stava impazzendo in Death Note. Mi hai reso conto che anche andare da Jotaro non sarebbe servito. Non è da lui che avevo intenzione di andare. Da chi? La mia destinazione era qui. Sono così vento di essere finalmente arrivato che non ho potuto tenermi a ridere. È andato davvero da Raimi? Sì! Era davvero lì! Ti sei voltata all'indietro?
Avevo dimenticato sta cosa. Oh mio Dio. E questo sì che lo tira via con la forza. È vero che questo stand che avessi tentato di muoverti da me, questo potere avrebbe finito per danneggiare anche a me. Ma questo è cazzo d'inferno. C'è qualcosa che afferra solo chi si volta a guardarsi dietro. Qualcosa che prende la tua anima. È solo la tua. È letteralmente l'inferno, Non so se il paradiso e l'inferno esistano davvero, ma giusto per sicurezza te lo scrivo. Yes! Non ti girare a prendere quella cartella maledetta. Quindi scusate, mi raccorto che stavamo venendo qui. Ci credo. Ah, oh, Doggo! Rini? Qualcosa mi inquieta. In che senso? Rini lo può percepire? Oh no! Posso immaginare come andrà. Sì, sì, Così senza... Che senza minimo di attesa subito. No. Saresti così gentile da dirmi il tuo nome? Davvero? Ti interessa? Le mie unghie sono piuttosto lunghe. Cosa ho detto? Le mie unghie sono piuttosto lunghe. Proprio come nessuno può impedire le proprie unghie di crescere, così nessuno può fermare il destino a cui appartiene fin dalla nascita. Cioè diventare uno psicopatico assassino? Minako? I genitori ti hanno dato un bellissimo nome. Perché? Mettono in sovraimpressione, cosa vuol dire? Volevo chiederti di fare una cosa per me. Morire? Faresti più felice se usassi questo per me. Cosa? Oh mio Dio! È uno psicopatico. Ok ragazzi, è molto peggio di Dio. Non è che stai facendo questa cosa perché sono arrabbiato con te o altro. È solo che mi piace farla. Ho scelto te anche perché... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Come hai fatto a... No, fermo. Come ha fatto a seguire? Cioè... lo ha proprio seguito? Ma come ha aperto la porta? Non l'ha chiusa lui, ma è così stupido! Li ha uccisi, li ha fatti sparire. E non si è reso conto di nulla. Non è possibile! Ok, l'ha vista. Ormai è fatta. Siamo a parte apposta rispetto alla sua scuola e a casa. L'ha visto. Da questo punto lo devi uccidere. Non avevo chiuso la porta, sei un... Non è umano! Wow. Le coincidenze, a volte. Ci sono macchie di sangue sul pavimento. Vabbè, delle orecchie probabilmente. Così alla fine ha fatto una sua mossa. Oh, per non lasciare le impronte. L'ha fatto in the world? Cioè col tempo fermo? 8:36. Quella cosa che aveva in mano era senza dubbio una telecamera portatile. Calma. Devo calmarmi e vedere le idee. Un bagno è un'ottima idea.
Ma io non la terrei lì, però, scusami. Cioè, che senso ha? No, non la puoi far vedere alla mamma. La mamma si vede ciecamente di lui, vero? Alla polizia? Vero mai che quello è fatto esplodere e poi sparire? Non è nemmeno umano. Umano è umano! È dato i poteri! Sarebbe qualcuno nel mondo in modo di catturarlo? In grado di catturarlo? Non, ti prego, non dirmi che è lì. Non dirmi che è lì. Scusate, non dovevo ridere. Però c'aveva il braccio proprio lì. Ti dispiace se faccio anch'io il bagno? Oh mio Dio. Papà, to, hisashiburini. L'ho visto! C'è l'ombra! C'è l'ombra di Killer Queen! C'è... Ed è già così! Che dettagli, cazzo! Pisellino! Potresti passarmi il secchio? Dove lo nascondi? Che ansia. Ce l'ha sulla pancia. Madonna. Che ansia, ragazzi. Che ansia. Nobosetta no nara. Furuete iru no wa okashin ja nai ka? Kusugutai no yo, papa. Poku ga kusugutagariya datte koto. Sou datta na. Qua non può dire nulla. Kusugutagariya datta na. Complimenti per i muscoli comunque, devo dire. Mi è appena venuto in mente. Qualche ora fa eri dalle parti di Jonesenji. Jonesenji, ok, lo stavo dicendo giusto. Video camera o motte kono koso. やはり見ていたな。なんてことだ。せっかく平穏にこの家に馴染むと思ってたのに、今年はひどい目にばかり遭う。Oh mio Dio, è bellissimo! Ucciderà un sacco di attenzioni per quello che non voglio. Però ormai mi ha visto in un'altra scelta. Ima小僧の髪の毛一本を爆弾に変えた。 Quindi vuoi uccidere anche a me? Anche se ti ho registrato in video. Oh! Ho sempre sospettato di te. E tu scarpe Italia diversa, le prove con la firma. E ho anche altre videocassette. Ho registrato anche quella pianta gatto che c'è in soffitta. Bravo! Io sono l'unico, e sa dove si trovano. Se succedesse qualcosa, di sicuro qualcuno finirebbe per ritrovarli. Ti ha fregato. Così minacciarmi? Chi era sconfitto da un bambino? To be continued. Figurati! Bites the dust? Come se non bastassero le citazioni. Ragazzi! Wow! È stato... ansiogeno di nuovo. Ma in modo diverso. Cioè, prima c'è stata comunque la tensione della battaglia di... il ragazzo di Enigma, va bene. E poi c'è stato il crescendo della questione di Kira. È molto peggio di Dio. Dio era ambizioso, era molto esaltato, a dire la verità. Ma lui invece è proprio uno psicopatico. Ci si potrebbe fare tranquillamente uno studio, effettivamente, su quanto sia psicopatico questo personaggio. La settimana prossima non ci sarà già giovedì. Ma per una buona ragione. Le ultime 5 episodi arriveranno tutti insieme tra 2 settimane. So che sarà un po' sofferente la questione di non avere un JoJoVedì, ma ne varrà la pena, ne sono sicuro. Metterò comunque un video, però sempre relativo di JoJo, durante il giovedì. Visto che abbiamo fatto anche un paio di reaction in live, almeno registrerò 5 episodi e potrò editarli uno dietro l'altro. Sarà un lavoro...
Gesù santo, solo il pensiero mi viene mal di testa. Quindi, noi ci vediamo prossimamente con altri video. Ci vediamo domenica dalle 17 alle 20 in live, sia su YouTube che su Twitch. Lasciate un mi piace e scrivetemi nei commenti cosa pensate. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti quanti. A un prossimo video, ragazzi. Ciao!